Buongiorno. Si può? Permesso? Si accomodi. Grazie, grazie, Patrizia. Ciao, 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 buongiorno. Grazie. Ciao. Siamo in una casa famiglia, una casa normalissima dove vivono però 6 persone con disabilità, assistite 24 ore su 24 dagli operatori sociali. Gestiamo tantissime spese, lo stipendio delle persone che ci lavorano e tutte le bollette che ci sono in una qualsiasi casa, la luce, il gas, da mangiare, tutte le spese condominiali, riscaldamento, eccetera. Quest'anno l'ultima bolletta che ci è arrivata è 4 volte tanto la bolletta dello stesso periodo dell'anno precedente. Queste sono le ultime bollette che abbiamo ricevuto. La bolletta dell'anno scorso era di 535 euro, quella di quest'anno di 2015 euro, soltanto per l'ultimo bimestre. Per noi è impensabile ridurre i consumi più di tanto. Il riscaldamento non è certo pensabile poterlo abbassare. Per fortuna in questi giorni fa ancora caldo, ma tra poco arriverà l'inverno, sarà severo e dovremo accendere il riscaldamento. Non si possono lasciare persone con disabilità senza riscaldamento o dimezzandolo per risparmiare qualcosa. E sul da mangiare che facciamo? Mangiamo di meno. Non si possono lasciare persone con disabilità senza mangiare, ma come nessuno di noi. È difficilissimo in questo momento riuscire a risparmiare più di quello che stiamo già facendo.